Radio Radicale, ci occupiamo della leadership della Lega, lo facciamo con Gianni Fava, assessore all'agricoltura della regione Lombardia, che diciamo, è lo sfidante alla segreteria della Lega contro Matteo Salvini. In questi giorni Fava sta raccogliendo le firme per la sua candidatura. Di questo probabilmente non si è parlato sui quotidiani che hanno coperto molto bene le primarie del Partito Democratico, ma non hanno parlato quasi per nulla di queste primarie. E noi siamo proprio in collegamento con Gianni Fava per parlare di questo tema. Allora, perché lei ha deciso di sfidare Salvini anche con l'appoggio di Umberto Bossi? Io ho deciso di sfidare Salvini prima dell'appoggio di Umberto Bossi, ovviamente, ho deciso di farlo perché credo nella necessità di aprire un dibattito all'interno di un movimento che si sta dimostrando sempre meno aperto al dialogo, al confronto interno, che sta dimostrando sempre più intolleranza verso chi dissente e che si sta allontanando dai principi di base che lo hanno ispirato per oltre 30 anni. Quindi mi era un tentativo di riportare i temi della Lega dentro il congresso della Lega, che diversamente se non avesse avuto un candidato alternativo con ogni probabilità avrebbe celebrato questo congresso silenziato, così come è stata silenziata tutta la fase che lo ha preceduto. Ecco, volevo sapere che rapporto c'è secondo lei tra la base della Lega Nord e Salvini. Diciamo, a Salvini va riconosciuto il merito di aver risollevato in qualche modo i consensi della Lega, ma diciamo, secondo molti Salvini cerca un po' di scimmiottare anche il Front Nazionale, è così? Sicuramente Salvini sta cercando di portare la Lega su una base ideale che non è quella tradizionale, ai limiti dell'ideologico, se devo essere sincero, e quindi sta sostanzialmente trasformando la Lega da questo punto di vista. La Lega nasce come un movimento post-ideologico, come sindacato territoriale che si è sempre occupato delle problematiche e della tenuta del sistema al nord e rappresentava un'area geografica ben precisa e determinata, ripeto in modo post-ideologico, non è mai stata né di destra né di sinistra. Ultimamente la collocazione, il tentativo di collocazione del segretario va in una direzione diversa e credo che buona parte della base questa scelta non la condivide. Poi è ovvio che stiamo parlando di un leader carismatico che ha una presenza mediatica enorme, quindi stiamo parlando di un congresso che di fatto parte con una disparità di base assoluta e quindi in molti mi chiedono perché l'ho fatto. Io l'ho fatto semplicemente per una ragione di principio. Credo che alla fine in un movimento come il nostro si debba discutere la linea politica e poi sceglie la base ovviamente attraverso il congresso, anche se ahimè questo congresso ha delle modalità, soprattutto nella fase preliminare, con questa modalità di raccolta firme quantomeno singolare, che lascia quanto desiderare. Io spero di riuscire a raccogliere le 1.000 firme e poi si apre una fase nuova, che sarà la fase sui contenuti. E in quel momento io credo che uscirà sicuramente l'orientamento della base, che con ogni probabilità potrebbe propendere a favore di Salvini perché è considerato da più parti il soggetto, come lei ha ricordato, che ne ha risollevato le sorti. Ma io sono convinto che ci sia ancora una componente forte di persone che, non essendo nemmeno nostalgiche, perché non mi sembra il termine corretto, comunque guardino un pochino alla nostra storia, alla nostra tradizione e comincino ad avere una certa insofferenza verso questa evoluzione che non condivido. Volevo sapere se lei è un secessionista o diciamo punta a un federalismo come quello del modello che fu varato nella riforma del 2006. Guardi, non esiste un leghista che abbia passato la fase del 96 al 99 che non sia stato secessionista, quindi è in questo includo anche Salvini, che è stato forse più secessionista di me nei toni e nei modi. Poi nella vita si cambia, e cosa hanno cambiato meno? Nel senso, io sono convinto che il messaggio politico della Lega di 20 anni fa sia più attuale oggi rispetto al 96, cioè l'insofferenza nei confronti di questo Stato centrale è più forte oggi del 96. Io credo che questo Stato vada scomposto, se non scomposto, e poi ricostruito su basi diverse, con la consapevolezza che presto saremo chiamati a
farlo a prescindere dalle volontà politiche, perché noi ci avviciniamo ad un momento in cui ci sarà da scegliere, quando l'Europa che veramente si chiederà se vogliamo andare in fascia A, in fascia B, quando l'Europa correrà a due velocità, non c'è dubbio che c'è una parte del paese che sceglierà di correre coi primi e non con gli ultimi, e a quel punto non dico che la secessione sia automatica, però diventa un meccanismo quasi naturale. E il paradosso è che chi ha lottato dal punto di vista politico in questi 30 anni in questa direzione possa, non possa nemmeno beneficiarne in termini politici, perché non può nemmeno avere la sensazione di dire noi c'eravamo, perché nel frattempo noi ci siamo dedicati ad altro, ormai non si parla altro che di immigrazione e di euro, ecco, io, tutte cose delle quali francamente avverto il problema, la problematica, ma delle quali personalmente non colloco le stesse in cima ai vertici delle mie priorità. Per me la priorità resta il nord e la tutela del nord, il resto mi interessa meno. Sì. Volevo sapere se secondo lei, lei assessore all'agricoltura, noi sappiamo che il nocciolo duro della prima Lega è stato quello degli agricoltori, tutti ricordano le manifestazioni dei produttori di latte sostenuti anche dai parlamentari della Lega. Questo tipo di base oggi è legata ancora al carroccio o se n'è allontanata secondo lei? No, c'è una parte che si è allontanata ovviamente, non era solo l'agricoltura, era il mondo delle partite IVA in tutte le sue sezioni, cioè noi eravamo coloro che si occupavano del ceto medio, della borghesia del nord, faticava a trovare una soluzione rispetto ad esigenze e sistemi di mercato che non ci premiavano. Noi abbiamo smesso di difendere, di tutelare quei soggetti. A me ha fatto un po', devo dire, quasi piangere vedere in questi giorni alcuni comunicati, tipo quello ultimo la scorsa settimana di Salvini, quando dice preoccupiamoci delle famiglie dei dipendenti all'Italia. Io sono preoccupato di qualche centinaia di migliaia di famiglie, dei dipendenti di qualche tornitore, di qualche artigiano della pianura padana che non riesce ad arrivare a fine del mese e non riesce a sbaccare il lunario. E io rivendico la necessità di continuare a porre la questione settentrionale come un elemento caratterizzante del dibattito politico leghista. Sì. Senta, volevo sapere se secondo lei in qualche modo Umberto Bossi è stato criminalizzato o emarginato all'interno della Lega. Mario, criminalizzato mi sembra eccessivo, sicuramente ha subito una campagna mediatica eccessiva rispetto e a quanto gli viene attribuito e soprattutto a quanto è stato dimostrato. Umberto Bossi ha tante colpe e sicuramente qualche responsabilità, non così tante da essere considerato un soggetto irrilevante all'interno di un movimento che ha contribuito a creare, a formare, a nascere e a portare al centro del dibattito dell'attenzione politica nazionale. La Lega per tanti anni ha monopolizzato e caratterizzato il messaggio anche politico. Umberto Bossi è stato un innovatore straordinario dal punto di vista comunicativo, quello che appariva molto folcloristico, a volte i limiti del rozzo, in realtà era un modo per emanciparsi in un contesto di perbenismo assoluto che gravava sulla politica nazionale, che non permetteva mai di parlare di cose concrete. Io credo che a Umberto Bossi vada riconosciuto questo e serva rispetto ai suoi confronti. Detto questo, io credo anche che Umberto Bossi oggi non sia più nelle condizioni di poter esercitare una leadership, ma lui stesso è il primo che ha scelto anche in questa tornata di non provarci nemmeno, non a caso non si è ricandidato, e questo gli fa onore della sua intelligenza e della sua lungimiranza politica. Lui si lamenta della situazione che si sta creando in questo momento, lo fa in modo colorito, a volte esagera dal punto di vista però lui è sempre stato così, cioè sembra che non lo conosciamo, cioè Umberto Bossi ha sempre usato un po' delle iperbole abbastanza colorite nel definire anche coloro che apprezzava, che amava, ai quali stava vicino. Io credo che una Lega senza Umberto Bossi non sia più la Lega, questo è il concetto di fondo. Dopodiché per Umberto Bossi serve un ruolo nuovo, serve un ruolo diverso, non è più il leader del passato, ma in ogni caso è un soggetto che non può essere abbandonato da se stesso. Sì. Senta, un'ultima domanda, quante firme ha raccolto finora e niente, se vuole fare un appello a chi può ancora firmare la sua candidatura alla segreteria della Lega Nord per l'appuntamento di fine maggio, se vuole esprimersi un appello a quello che è secondo lei il popolo della Lega, ecco. Guardi, se lei fosse convinto, io fossi convinto di avere accesso alle informazioni al punto da poter rispondere con precisione alla sua domanda, significa che probabilmente non avrei neanche bisogno di lanciare l'appello, nel senso che qui in realtà le regole non le faccio io, ma a partire da tanti sento altri e sto subendo angherie di tutti i tipi non degne di un confronto civile e democratico all'interno di un partito. Quindi
Io credo di poter lanciare un appello anche a coloro che non hanno intenzione di votare per me, chiedendo di poter partecipare a questo dibattito, perché un movimento, un partito vero cresce col dialogo e col dibattito interno e cresce senza contrapposizione interna. La mia è una candidatura che nasce per tenerla insieme la Lega, con la base della Lega che sarebbe scappata. Noi invece qui gli amici della Lega di tante battaglie, di tanti anni, sono ancora lì e non ci sono più tutti, però ci auguriamo che possano essere sempre di più all'interno del movimento, pur magari rappresentando una minoranza, non necessariamente devono essere coloro che ne determinano le scelte politiche. Io a questo punto dico a tutti, andate a firmare per la mia candidatura, a tutti quei pochi militanti che sono una parte minore peraltro dei nostri iscritti, che possono firmare per la mia candidatura, perché questa è garanzia di civiltà e di democrazia. Un congresso che non sia un congresso che nasce da un confronto è una farsa, e quindi se non volete un congresso farsa andate a firmare affinché ci sia la possibilità che due linee politiche si contrappongano e poi alla fine ci sia una che vince e quella che si soccombe, come è naturale che sia, ma in una logica civile e democratica. Bene, io faccio in bocca al lupo, la ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio Gianni Fava, assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, candidato che si candida, sta raccogliendo le firme alla segreteria della Lega Nord in vista del congresso di fine mese. La ringrazio molto. Mi permette, grazie a Radio Radicale che dà la possibilità di rompere questo buco omertoso di silenzio che è calato ancora una volta sulla politica di questo paese. La ringrazio molto, arrivederci.